Dai, quanti pezzi mancano ormai? 4? Ce la possiamo fare, dai. Missioni? Sì, credo proprio che manca. Allora, la butto lì. Mancano 4 missioni, una nella banca, 2 nella banca e 2 nel rifugio. E infine ce n'è un'ultima nel nostro laboratorio, tipo che dobbiamo partire. Andiamo. Problemi di motore, reattore esagerato. Quindi l'ultima è armato e equipaggiato. Una notizia buona e una cattiva, Gru. Sentiamo. Quella buona è che ho trovato un modulo di comando funzionante per il razzo. Aha. Mio fratello Reprehensio ne costruì uno per il razzo che il suo precedente capo Drew voleva usare per rubare Marte qualche tempo fa. Ok. La cosa finì male. Per cui non gli serve più. Ah, beh, certo. Quella cattiva è che, diversamente da me, mio fratello è un po' poco presente, come dire, col cervello, con la testa. Ma non dirmi. Già, difficile a credersi, lo so. Comunque, questi problemi di famiglia, te, Gru lo ha mandato a Drew. Ah, che chi? Cavò di Drew alla banca del male. Ah, beh, certo. Drew non è più con noi. Oh. Che cosa gli è successo? Incoraggiante. Ma Reprehensio dice che il problema è stato risolto. Non ti preoccupare, si trova nel suo cavò alla banca del male. Oh, e Reprehensio ha chiamato per sbaglio la banca invece di chiamare me. Per cui sanno che stai arrivando. Fantastico. Meglio se ti avvicini per via aerea. In bocca al lupo, Gru. Eh beh, certo, una famiglia di geni, insomma. Perché sei qua in fondo tu oggi? Com'è che c'ha bisogno? Ah, ok, col triangolo. Non mi ricordavo già più. Ecco qua. Allora, quelli che cos'è che erano? I missili, perfetto. Che ora che abbiamo capito come funzionano, sono oro. I missili sono molto utili. Ecco fatto. Presi. Dobbiamo. Evitare che. I minion. Vengano presi. Ehi, Billacabaga. Stronzo. Nice. Smettetela di cadere. Ecco qua. Per fortuna ogni checkpoint ci ricarica anche la vita. Eccoli. Per fortuna se non appare nessuno i missili non si consumano. Ecco qua. Peccato che l'abbiamo già finiti in realtà. Ma perché abbiamo fatto il giro di sto palazzo, scusami? Per allungare quanto? Ecco qua. Preso. Ecco fatto. Catapum. Allora, non so perché non è stato abbattuto quel cannone, però lo trovo molto ingiusto. Ecco qua. Presi. A parte che noi prendiamo un sacco di danno e i minion neanche un po' oggi, però. Ecco qua. Ma potrebbero esserci dei fuori in questo caso? Oh! Bubi! Bubi. Cretino. Cadi un po' più vicino, magari. A parte che ogni tanto mi colpiscono torrette che ho superato minuti prima. Wow, madame. Ecco qua, aspetta, prendi i missili. Questo è solo un biglietto. Ecco la vita. E prendiamo anche questo. Arriva qualcun altro? Un po' di laser. Madonna mia, tutte ste palle chiodate. Un po' troppo, eh. Attacca brighe con Gru. Chi è che fa suonare l'allarme? Finita?
Ti prego. Perfetto. È una scena già vista, mi sembra. È morto. Ti prego, fa che sia un giro corto ora che abbiamo fatto sta cacata del... Preso. Già che ci siamo. No, basta. Prendilo. Preso, ok. Meno male che non è scappato troppo. E abbiamo quindi il dottore fratello di quell'altro e... Non so se siano minion, quindi li chiameremo... Bellissimo. Perché? I Plazol questi. Ecco, sì, guarda, non mi aspettavo diversamente. Ecco, qua c'è nient'altro? No, perfetto, andiamo. Cos'è successo alle chiavi e ai lucchetti? vabbè. Abbiamo quindi 3 bombe. Ok. Iniziamo con questo qui. Ora dobbiamo metterne un altro qui. Vediamo. Ok. Ah, ho capito, aspetta. Tipo ne devo mettere più di uno alla volta. Vediamo se c'ho ragione. Ok, me ne serve ancora uno. No? Cioè, o meglio, forse sì, ma... Vediamo se però, mettendolo qua, si alza e si abbassa il braccio. Vediamo se c'ho ragione. Ok, per un attimo questo si sarebbe bloccato. Però le altre volte non me l'ha fatto sto giochino, eh. O sbaglio, però mi sa che me ne serve ancora uno. Ecco qua. Ok, questo è andato. Quindi... togliamo questo e... ecco qua. Anche questo qui. E ora dobbiamo alzare quest'ultimo braccino. Ecco fatto. Kaboom. Però... Dio mio, per un attimo ho detto meglio togliersi prima che mi salti una bomba addosso. Esagerate. Ok. Allora. Credo di aver capito, non è... non credo sia difficile. Credo. Allora, aspetta. No! Allora, riproviamo più velocemente. Ecco qua. E ora... no? Ah, ok. No, non ci passa? Non ho capito. Ah, beh, certo. Certo che non ho capito perché. Lì sopra palesemente ci deve andare un minion col ventilatore. Però la mia idea in realtà era giusta. Allora, facciamo prima questo qui. Lo gonfiamo con questo. E poi, una cosa che non facevamo da credo... boh, sempre... facciamo... perché non me la fai mettere? Ah, certo, ho già capito. Dicevo, facciamo questo qui. Diamo un colpo di vento. Ah, ok, è andato, perfetto. E via. Tac, un po' troppo mi sa, eh. E via. Fatta. Non era molto difficile. Era fattibile. Mi sa tanto che non c'è un altro modo. Ok. Ok. Con questo noi scendiamo. Dobbiamo quindi trovare il peso giusto. No, ho sbagliato. Non so se basta, sai? No, basta e come, ok. Beh, non era difficile, dai. Questo è facile. Dobbiamo quindi togliere lui. Mettiamo lui qua. Lo rendiamo appiccicoso. Beh, questo era
molto facile, dai. A parte che in realtà non è vero. Ah, beh certo, aspetta. Facciamo così. Ecco qua. Giù. 3, 2, 1. Andata. Due tonnellate. Ok, credo che dobbiamo andare qua sotto il robot, vero? Ok, non dovrebbe essere difficile. E tra l'altro lui non si sposta. Lo immaginavo, volevo solo vedere cosa faceva. Ok, vediamo se ho capito cosa dobbiamo fare. Allora, dobbiamo metterne uno qui. Perfetto. Questo droppa i soldi. Però noi dobbiamo anche... Ok, ho capito. Aspetta. Vediamo se ho ragione. Dobbiamo prima mettere questo qua. Poi mettiamo questo qua. Lo magnetizziamo, l'altro lo gonfiamo. No, dovevo gonfiarlo prima. Ah, cavolo. Ok, ho capito però. Perlomeno ci siamo. Pensavo che il tempo non fosse giusto, invece ce la facciamo tranquillamente. Ecco qua, vediamo. 3, 2, 1. Kaboom! E il robottino è andato. E anche il pezzo viene con noi. Fatto. Ma che simpatico. Tornate al laboratorio. Vabbè dai. E avanziamo verso la fine del livello. Ok. Beccati questo. Scappare. Beccati questo. Ora facciamo a Drew qualcos'altro, tipo renderlo noi. Ecco appunto. Come non far sapere che siamo stati noi a derubare. Ma perché c'è un minion rosso? Ma dai. E... Ta-dam! Vabbè, andiamo, va. Dobbiamo scappare? Sì, dobbiamo scappare. Allora. Ok, qua ho sbagliato io fin da subito. Stai zitto, Drew. Stai zitto. Ok, qua me la sono meritata. Allora, tac. Tac, quello l'abbiamo richiamato. Evitiamolo un attimo, questo qui. Ecco fatto. Facciamo attenzione appena torna indietro. Ecco qui. E 3, 2, 1. Ecco fatto. Niente doppio salto in questa zona, eh. Allora. Vabbè, questo è relativamente facile. Ecco qua. No, ok, qua è colpa mia. No, non ho saltato. Ogni tanto sarei tentato di fallire e farmi mandare avanti direttamente dal gioco. Certo, non potrei più dire di essere un bravo giocatore se facessi una roba del genere, eh. Allora, dobbiamo aspettare che questo passa. Ecco fatto. Beccati questo. No, troppo presto. Ah, cavolo. Preso e via. Altro robottino in arrivo. Dove sei? Ah, dobbiamo... ti piacerebbe. Gira dall'altro lato. Ecco qua. Sto giro è stato molto più facile. Però non ho trovato quadri, io sbaglio. Oh, pezzi di stronzi.
Ecco. Mi fatto. Piacciono gli oggetti bonus da raccogliere. A me no. O meglio, ma mi ha sparato a bruciapelo. Stai buono, va. Crepa. Allora, fammi vedere. Credo che da qualche parte ci sia un quadretto. Certo sti cosi... Eccolo là, infatti. Dicevo, certo che sti cosi vanno un po' troppo veloci, Tre. Ah. Uno, due, tre. Ecco qua. Uno, due, tre. Ah, cavolo, troppo presto. A proposito di raggio congelante. Ah, cavolo. Pistola spara nella tele. Ecco qua, speriamo che me la conta. Presa, ecco fatto. E facciamo attenzione al robottino adesso. Preso in pieno anche, cavolo. Cavolo, calmo. Allora, calmo. Preso, vai, vai, vai. No, non ci credo che mi ha preso girando. Eccoci qua di nuovo. Allora, aspetta il robottino. Preso. Prendiamo anche l'altro. E a sto giro dobbiamo fare attenzione per davvero. Ecco fatto, vai, 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 passa, passa. Andata. In centro c'è grande agitazione perché un altro audace colpo è stato messo a segno alla luce del lo so. Sole. È il terzo crimine di questo tipo in altrettanti giorni, ma il primo ad essere confermato da testimonianze oculari. Ovvero? Il testimone dell'accaduto ha definito la rapina spettacolare, gente. Bella. E ha affermato che chi è riuscito a mettere a segno un atto così spregevole deve essere il più grande malvivente di tutti. Certo. Quando gli è stato chiesto se l'individuo che ha architettato la rapina potesse essere il super latitante Vector, il testimone si è fatto scontroso e se n'è andato via subito. Le autorità sono perplesse e sembra chiaro che assisteremo ad altre 4 o 5 rapine a mano armata prima che il criminale venga arrestato. Chissà come mai 4 o 5, eh?